Fujifilm X106, la camera di cui tutti parlano, che tutti desiderano, un hype strepitoso, e oggi vedremo insieme qualcosa su questa camera, ma soprattutto le motivazioni che dovrebbero spingerti ad acquistarla o molto probabilmente ad acquistarla. Il mio nome è Giuliano Di Paolo, sono un fotografo e filmmaker professionista da oltre 5 anni. Adesso mi trovo a Taipei, ok? Sull'isola di Taiwan. E stamattina siamo venuti, ok, a testare la Fujifilm X106. Ovviamente quello che ti dirò sarà in relazione alle prime impressioni su questa camera e soprattutto legato a tutta quella che è la mia esperienza in questi anni di fotografo e filmmaker. Due specifiche tecniche velocissime: sensore da 40 megapixel, una lente fissa corrispettiva 35 mm f2.0, abbiamo 14 emulazioni film, abbiamo una nuova stabilizzazione a 5 assi e abbiamo dei video finalmente a 6.2K anche a 10 bit. Non vado oltre perché le specifiche tecniche le puoi leggere un po' ovunque. Ma perché c'è tutto questo hype per questa camera? E quanto questa cosa dovrebbe o non dovrebbe influenzarci? Prendi in considerazione che l'hype è sempre dato A, da delle leve di marketing, e B, dalla natura umana. Cioè, la psicologia della riprova sociale ci porta a seguire quello che seguono tutti. È un po' un bias cognitivo normale, un po' come quando sei di fronte a due gelaterie, una ha due persone in fila, l'altra ne ha 57, e noi stupidamente, o meglio, inconsapevolmente, crediamo che quella che ha le 57 persone in fila sia la gelateria migliore. E questo è un concetto, un principio psicologico che funziona un po' per tutto, quindi per i prodotti, per la tecnologia, ma anche per tante altre cose. Dunque, partendo da questo presupposto, devi considerare che probabilmente c'è un condizionamento nel credere che un prodotto possa essere migliore di un altro solo perché ha tantissima leva di comunicazione e perché c'è tanta pressione e conformità sociale rispetto al prodotto stesso. Ma ora voglio dirti un'altra cosa: io non acquisterò questa camera. E perché non l'acquisterò? Ti ho detto che è una camera molto performante, tra l'altro Fujifilm gioca tantissimo su questo design meraviglioso, ok, con tutte queste ghiere meccaniche. Inoltre abbiamo le simulazioni colore che sono fantastiche, ok? Forse Ricoh fa qualcosa di simile, ma comunque Fuji è sempre uno step avanti agli altri brand. Tra l'altro la qualità d'immagine è magnifica e i 40 megapixel ci permettono di avere un grande dettaglio e una grande nitidezza, ma anche di andare poi in post produzione a croppare l'immagine, quindi andare a ricomporla. I video in 6.2K a 10 bit con la gestione anche del log ti danno anche questa opzione se sei un hybrid shooter, quindi se sei un fotografo filmmaker che gioca tra questi due mondi, di divertirti un po', quindi di interagire e di spostarti tra queste due dimensioni. Dopo ormai 5 anni di viaggi intorno al mondo e dopo aver fatto tanta e tanta esperienza in questo ambito, mi rendo conto che meno cose ho quando viaggio e meglio sto con me stesso, ma sono anche più produttivo. Cioè, il concetto di minimalismo si può apportare e riportare un po' in tutte le sfere. E tu mi dirai: sì Giuliano, ma magari io non viaggio e ho la mia strumentazione a casa nel mio studio e quindi in base alla tipologia di shooting cambio lo strumento. E ovviamente avere più strumenti ti dà una maggiore possibilità espressiva. Però c'è un altro concetto che non devi sottovalutare, che avere troppi strumenti crea anche confusione. Perché quando io sono in giro e ho
tre camere appese, non so mai quale usare, o meglio, magari so quale usare in base alla tipologia di shooting che devo realizzare, ma poi mi subentra la FOMO, dico, caspita, ma se sto utilizzando, non so, un iPhone per fare il B-roll, però qui ho, non so, la lente vintage sul corpo macchina Sony, e da quest'altra parte, magari su quest'altro corpo, ho, non so, una lente zoom che mi permette altre prospettive creative e compositive, e quindi sono sempre nell'incertezza di dire, magari ho mancato un'opportunità, potevo gestire questo frame, questa composizione, questo scatto in una forma diversa. Quindi, my friend, se tu riesci a minimizzare e a trovare quel singolo strumento o quei singoli strumenti che possono aiutarti a andare a incorniciare il tuo stile fotografico e filmico, hai fatto bingo. Ed è questa la direzione in cui dobbiamo andare. C'è troppa confusione e troppa attenzione verso gli strumenti, e so che probabilmente potresti essere tra quelle persone che dicono, sì, è arrivato il nuovo ragazzo che ci viene a dire la strumentazione non conta, basta uno smartphone, eccetera eccetera. Quello che posso dirti è: non concentrarti troppo sugli strumenti, utilizza gli strumenti come tramite, come mezzo, fai sì che il fine ultimo sia la tua espressione artistica, e se vuoi andare uno step oltre, che sia il tuo storytelling, la tua capacità di raccontare storie. Perché non acquisterò Fujifilm X106? Perché ho già diversi corpi macchina, ho già tanti strumenti e non credo di avere bisogno di un ulteriore strumento. E l'ultima postilla che voglio darti è che, a mio parere, 1850 euro come prezzo di listino non sono giustificabili per una macchina che è molto vicina al suo predecessore e che, rispetto a quello che offre, ha un prezzo un po' overpriced, un po' troppo elevato. Spero che questo mini video, questa mini considerazione ti sia stata utile. Se sei interessato a approfondire le tematiche di fotografia e content creation, ho dei corsi che ti lascio qui sotto in descrizione. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Io ti mando un fortissimo abbraccio da Taipei. Oh,